Non ci può essere luogo migliore per potervi leggere una piccola parte del capitolo 64 del mio romanzo La Maschera, di questo luogo, in questo garage da gas a Villanova Mondovì, un meccanico Harley Davidson e anche uno dei protagonisti del mio libro, Emma, è un'appassionata di vecchie Harley Davidson. La dottoressa Emma è stata richiamata negli Stati Uniti. L'ordine di mettersi in contatto con il dottor Chun è stato momentaneamente sospeso. L'unico ordine ricevuto è quello di pazientare. Non ha mai avuto così tanto tempo libero come in queste settimane. Sfreccia 60 miglia orari al volante della sua Harley Davidson verso la Yosemite, dove un gruppo di vecchi amici l'attendono per un'arrampicata su El Capitan, un monolitico granitico che raggiunge i 2.307 metri sul livello del mare. Obiettivo, la parete del Nose. Ben legato al stessi bar artigianale e la sua attrezzatura, corde, imbrago e moschettoni. In lontananza si vedono le montagne e l'ingresso del parco. La schiena comincia a duoderle. Viaggiare su un telaio rigido da Seattle al nord della California non è cosa da tutti. Parcheggia nel piazzale di ghiaia di fronte alla casetta in legno del guardiaparco. Sbatte le mani sui jeans levandosi un po' di polvere e si siede su una panca ricavata da un vecchio tronco. Accanto a lei, appesa in bella vista la testa di un cervo dalle lunghe corna e la bandiera americana di fianco a quella della California. Un tavolo, un quotidiano stropicciato accanto a una boccale di birra vuoto. Lo afferra, lo sfoglie e lo legge. Disgelo tra Stati Uniti e Cina. Donald Trump concede a Xi Jinping una tregua sui dazi. Non scatterà a gennaio il rincaro delle tasse doganali americane che doveva colpire 200 miliardi di dollari di merci provenienti dalla Cina. Ripartono i negoziati tra le due superpotenze. La Cina è d'accordo per acquistare una quantità non ancora concordata, ma importante, di prodotti energetici, industriali e agricoli per ridurre lo squilibrio commerciale tra i due paesi. Chiude il quotidiano, allunga le sue gambe sorrette solamente dal tacco dei suoi stivali in pitone, le mani incrociate dietro la nuca, alza il volto al sole, socchiude gli occhi. Finalmente forse è un po' di pace in questa guerra commerciale che non può far a meno di coinvolgere l'intero mondo. Buona lettura a tutti. La Maschera, lo potete trovare in tutte le librerie italiane o comunque prenotarlo.